Ciao a tutti e bentornati nel mio canale. Allora, qualche tempo fa su YouTube girava un video tag molto carino che ho fatto, anche se non erro, che si chiamava Descriviti con i libri. Quindi bisognava utilizzare il titolo dei libri per poter descrivere parti e eventi della propria vita. E Silvia e Martina, di cui vi lascio qui sotto i rispettivi canali, hanno riproposto questo tag rinnovandolo, insomma, cambiando un po' le domande. Quindi l'ho visto fare da Sebastiano, di cui pure vi lascio qui sotto il link al canale, e ho deciso di riproporlo. Le domande le trovate sempre nell'info box e partiamo subito. Che cosa consiste il tag? Molto semplicemente bisogna rispondere alle domande qui proposte, che ho annotato sul mio quaderno, con il titolo di un libro. Quindi non è necessario che il libro vada a spiegare quello che è la domanda. Basta semplicemente il titolo, però diciamo che vedendo un po' tutte le persone che hanno fatto questo tag mi sono resa conto che avevo dei titoli di cui utilizzare il titolo e dei titoli invece di cui utilizzare sia il titolo che il contenuto. Però chiaramente è molto difficile rispondere a una domanda di un tag con un libro dando per scontato che tutti l'abbiano letto. Quindi niente, vi do le mie risposte, insomma, e vi spiego in corso d'opera. Allora, la prima domanda di questo tag è molto semplice. Un libro per ogni iniziale del tuo nome. Io ho preso un libro per l'iniziale del mio nome, quindi N, perché non mi viene assolutamente in mente alcun libro con la Z, per quanto riguarda il mio cognome. E è stato faticoso anche trovare un libro con la N, perché molti libri che avevano un titolo in N in realtà iniziavano con l'articolo, cioè la maggior parte dei libri inizia con l'articolo, quindi non mi era chiaro se dovessi eliminare l'articolo oppure no. Comunque in ogni caso sono riuscita a trovare fra i miei libri qualcosa che stavo cercando, ed è di Nick Hornby, Non buttiamoci giù, ecco. Tra l'altro un libro fantastico che quando ho letto mi è piaciuto tantissimo, mi piace molto lui, è uno scrittore inglese molto ironico, non condivido la visione della sua vita in tanti punti, però diciamo è un bravo scrittore, questo sì, fa passare delle piacevoli ore di lettura, e quindi niente, questo, non buttiamoci giù. Seconda domanda, come descriveresti l'anno appena trascorso? Lo descrivo così, il giro del mondo in 80 giorni di Jules Verne, perché sto sempre in giro, sono qui in Italia, poi torno in Belgio, quando il mio ragazzo si sposta per lavoro cerco di seguirlo, anche se non sempre, perché insomma, sapete, la mia paura dell'aereo è quella che è, e niente, quindi sicuramente questo titolo è ad hoc. Terza domanda, descrivi la tua infanzia. Allora, descrivo la mia infanzia così, con un libro di Paolo Coelho, che un tempo mi piaceva molto, e Veronica decide di morire. Quarta domanda, un libro che racconta le ferite del tuo passato. Ne ho trovati più di uno. Allora, sicuramente Paura di volare, di Erika Jong, che poi non è proprio tanto passato, è stato molto grave come paura, però continua a esserlo tuttora. Divan Cotroneo, Cronaca di un disamore. E non per il titolo, ma per la storia, chi conosce la storia capirà, di Fitzgerald, Il grande Gatsby. Questo in assoluto. Domanda numero 5, un libro che descrive la tua vita attuale? È senza dubbio Exit West di Moshe Namid. Domanda numero 6, è un libro per descrivere il mio carattere? Me ne sono venuti in mente due. Allora, di Jack London, Il richiamo della foresta. E di Anne Rice, Scelti dalle tenebre. Che è perfetto come titolo. Cos'è per te la famiglia e che cos'è per te l'amore? Allora, per me la famiglia è Irene Nemirovsky, 2. Non solo per il titolo, ma proprio per la storia narrata qui. E l'amore per me è J.D. Landis, Struggimento. Oh, questa domanda è terribile. Cioè, ho pensato, praticamente non appena l'ho letta mi è venuta la risposta tipo in 3 nanosecondi. E, come ti senti nei confronti del futuro? 1984 di George Orwell. E non solo, non per il titolo ovviamente, ma anche un po' per quello che è l'argomento della storia, l'argomento del romanzo, e poi Futuro Zero, per andare un po' più inerente alla traccia del tag, di Jack Womack. Questo è un libro di fantascienza. Proprio ottimismo a palato, insomma, evidente dal mio tag quanto sia una persona estremamente ottimista. Un libro che parla del tuo sogno nel cassetto, anche qui ne ho trovati due, di Canfora, Noi gli antichi e Il copista come autore. Insomma, mi sono nel cassetto, sarebbe soprattutto di natura lavorativa, inerente a questi argomenti. E ultimo, consiglio per la me di oggi e per la me di domani. Allora, per la me di oggi è Niccolò Ammaniti, Io non ho paura. E per la me di domani, Seneca, L'arte di essere felici.
Detto questo, il tag finisce qui, resta nel mistero. Se volete sapere qualche informazione in più sui libri che ho mostrato, fatemi sapere come sempre qui sotto, in info box. La cosa bella di questo tag, appunto, come dicevo, è che resta il mistero sulle risposte, perché sì, il titolo può darti un'idea di quello che è stato, quello che è successo nelle vite degli altri, però non fino a un certo punto, no? Cioè, c'è sempre una parte oscura di cui non si parla. Ed è stato per questo che mi è piaciuto molto vedere questo tag fatto dalle altre persone che seguo qui sul tubo. Quindi fatelo, mi raccomando, se avete un canale e state cercando appunto qualche nuova idea per un video, perché verrò sicuramente a vederlo. Sono molto curiosa e mediamente pettegola. Scherzo, non sono pettegola, però mi interessa sapere le vite delle persone che seguo, questo sì. Non dimenticate chiaramente di iscrivervi al canale se siete nuovi, o di iscrivervi anche a Instagram, dove spesso posto aggiornamenti più meno saltuari di video. Ricordate come sempre che qui sul canale i video escono di lunedì, non in altri giorni della settimana, quindi lunedì è molto probabile che riuscirete a trovare un video su questo canale. Comunque trovate tutti quanti i link che fanno riferimento ai miei social qui sotto in info box, anche quello del blog. E niente, detto questo, come al solito, vi saluto e ci vediamo al prossimo video. Ciao ciao!